Nonostante la spinta di 1500 tifosi, l'Arezzo non ce l'ha fatta a superare la barriera del Monte Spaccato, che ha confermato di essere nei quartieri alti della classifica. Non per caso è pensare che l'Arezzo ci ha provato in tutti i modi, ma davanti ha trovato un avversario arcigno con un portiere che ha dimostrato di avere grandi qualità. Alla fine saranno 18 i calci d'angolo battuti, ma le bandierine hanno solo un valore statistico. E pensare che la partita era iniziata sotto i migliori auspici: al secondo minuto Strambelli conquistava una palla sulla tre quarti e faceva partire un tiro dei suoi che si stampava sul palo pieno. L'Arezzo ha il dominio del gioco e aggredisce da tutte le parti. Al 14° Lomasto alza sopra la traversa questa bella palla di Strambelli da palla ferma. Nella fase centrale del primo tempo gli ospiti riescono a controllare la foga degli amaranti. In mezzo c'è Bosi che accende la luce. Poi, prima del riposo, nuova accelerazione dell'Arezzo. Al 42° Tassi è protagonista di una bella parata su deviazione di Sparacello. Si va al riposo sul risultato di 0-0. La ripresa inizia con questa punizione dal limite, ma la botta di Strambelli è deviata dalla barriera. Ancora Strambelli che cerca l'acuto dal limite, ma Tassi è attentissimo e para in due tempi. Minuto 67. Tassi si supera su questa deviazione aerea di Foggia. Il portiere del Monte Spaccato si esalta due minuti dopo. L'assist di Ruggeri per Muzzi, da poco entrato, aveva già fatto gridare al gol lo stadio. L'Arezzo non trova varchi, Pinna lancia Muzzi in profondità, ma la battuta dà l'illusione del gol. Quando possono, gli ospiti cercano di colpire con ripartenze mirate. Al minuto 85 Petrangeli calcia da buona posizione. La palla finisce fuori. Ultimi minuti d'attacco all'arma bianca. Muzzi all'86° calcia a botta sicura, ma Tassi ancora lui dice di no. Poi all'89° Pinna ci prova dalla distanza, ma si dimentica che Tassi è in grande giornata. Il triplice fischio del direttore di gara ferma il risultato sullo 0-0. Dicono che sia il migliore dei risultati negativi, ma questa valutazione non ci convince affatto.